Buonasera a tutti, per chi non mi conosce sono Augusto Marasca di Ala, appassionato consumatore, non sono né produttore né tantomeno giornalista e diciamo così mi tratto solamente a livello di piacere del consumo consapevole del vino. Il tema del Trentino Wine Blog mi era stato chiesto appunto dagli amici se potevo tenere un breve prologo iniziale per comprendere un po' l'argomento, perché ha suscitato veramente tantissimo interesse, tant'è che io avevo suggerito anche delle note di degustazione all'interno di Trentino Wine Blog che poi non hanno avuto diciamo un seguito come ha avuto invece la discussione sul Pinot Grigio. La cosa è stata assolutamente sorprendente perché non mi aspettavo da consumatore un interesse così grande per questa tipologia di vino. Devo dire che quando mi è stato chiesto di tenere questo breve prologo, inizialmente ero molto titubante perché pensavo, ma alla fine non è che nella mia cantina dove ho circa un migliaio di bottiglie di Pinot Grigio ce ne sia molto, diciamo così. E però la cosa che mi ha fatto scattare la molla è dire, provocare un pochino la discussione, cioè a dire, può essere definito un luogo o un non luogo il fatto di coltivare il Pinot Grigio nelle varie regioni italiane e anche non? E su questo tema si è innescata tutta una questione che possiamo definire anche di carattere filosofico, perché se pensiamo anche al nostro solo Trentino, dove a fronte di una zona ben definita come quella di Isera possiamo identificarla con il Marzanino, o la Valle dei Laghi identificarla con la Nosiola che dà luogo a quel grande vino che è il vino santo trentino, oppure per restare in Italia la zona del Barolo che dà luogo nelle Anghe, che dà luogo a grandissimi vini, ecco che lì possiamo diciamo così trovare una territorialità e possiamo definire luogo un territorio che dà anche grandi vini e che è identificabile con una zona identitaria ben definita. Se poi scavalliamo il confine verso i nostri cugini francesi, lì ci rendiamo veramente conto come sia specifico e aderente al territorio una realtà come la Borgogna, in grado di dare grandissimi Chardonnay, grandissimi Pinot Neri, per non parlare della zona del Rodano con il Syrah. Lasciamo perdere Bordeaux perché la conosciamo tutti e la Champagne anche, quindi quelli sono territori che sono definiti identitari e che danno luogo a grandi vini. Per tornare a bomba, la discussione è, visto che il Pinot Grigio a livello provinciale viene coltivato sia nella zona diciamo così della Piana Rotaliana e più su verso Nave San Rocco, sia nella bassa Valle Agarina, possiamo pensare di identificarlo come luogo? E volevo capire se per voi che siete così numerosi mi potete indicare se effettivamente grandi vini da questi territori possono diciamo così assurgere a così definirli come vini identitari del luogo. Io credo che, a prescindere dal fatto che possono originare grandi vini, e parlo della nostra provincia, nella fattispecie la zona di Isera, la zona del Terodego nella Piana Rotaliana e la zona della Nosiola nella Valle dei Laghi, a prescindere che possono generare grandi vini o meno, sono comunque zone identitarie dove possiamo definirle che possono dare, che possono avere il cosiddetto, quello che in architettura viene chiamato genius loci, cioè questa citazione che definisce la capacità di un produttore di codificare attraverso il suo lavoro nella bottiglia un prodotto di grande qualità, poi che possa diventare grande vino, questo è un altro paio di maniche. Nel caso del Pinot Grigio invece andiamo incontro ad una così considerata massificazione a livello commerciale, specialmente in questi ultimi anni, dove negli Stati Uniti è stato creato un mercato molto florido, questo ha consentito comunque di dare lavoro a parecchi contadini della nostra provincia che indubbiamente ne traggono un beneficio rilevante. Quindi adesso non si tratta di processare la cooperazione o dire la cooperazione è sbagliata, non è sbagliata, questo non è l'intento della discussione di stasera.
Secondo me la discussione dovrebbe avere diciamo, una codifica su questo principio, dire può essere definito luogo la coltivazione del pino grigio nella nostra provincia. Devo dire che personalmente il pino grigio, pur non avendo mai scaldato il mio cuore, in realtà due assaggi che ho effettuato negli ultimi 2 anni nella zona quatesina, nella zona di Bressanone, parlo della cantina Coferrov nella fattispecie, e ero andato lì per sentire il loro Silvaner R, era stato definito il miglior vino bianco d'Italia. Poi invece la sorpresa è stata nel sentire un grandissimo pino grigio. Ecco che di fronte a questo dico, perché in Trentino non riusciamo a fare un pino grigio che abbia queste caratteristiche o che si avvicini a questo tipo di prodotto? Anche parlando della cooperazione, magari ispirandosi un po' alle cantine produttori dell'Alto Adige, arrivare a fare una linea superiore di pino grigio che possa, diciamo così, con una selezione fatta in campagna delle zone più vocate, portare a definire territorio e quindi una zona